Michele Silenzi è un ragazzo di 13 anni che vive a Trieste con la madre adottiva, Giovanna Silenzi, che trovò il bambino davanti alla porta di casa sua quando era piccolissimo e, desiderosa di un figlio, lo adottò cambiando il suo nome in Michele. Egli è un tipo introverso e timido, impopolare a scuola, preso molte volte in giro dai suoi compagni e innamorato della compagna di classe Stella, che sembra quasi non accorgersi di lui. Vittima di un'età difficile, non è compreso da nessuno, inclusa sua madre, nonostante sia sempre premurosa e non lo lasci mai a se stesso. La monotonia quotidiana, però, viene sconvolta da un avvenimento incredibile. Un giorno, per una festa di Halloween, Michele indossa un costume di un supereroe cinese o presunto tale, comprato in un poco raccomandabile bazar gestito proprio da due cinesi, e dopo l'ennesima presa in giro da parte dei suoi compagni, accade una cosa sconvolgente, ovvero, guardandosi il giorno dopo allo specchio, scopre che il suo corpo è sparito e capisce di essere diventato invisibile. Stupefatto dalla strana trasformazione, pensa di essere un mostro, poi usa il suo potere per vendicarsi degli atti di bullismo subiti. Deve però essere completamente nudo per essere invisibile e comincia così a essere sempre raffreddato. Scopre anche che dopo del tempo ritorna visibile. La prima volta gli accade quando è nello spogliatoio delle ragazze, momento in cui verrà definito maniaco. La scuola è in pieno caos per la sparizione di due alunni della classe di Michele. Martino Breccia, alunno molto bravo in matematica, preso da tutti in giro per la sua corporatura grassa, e Brando Volpi, giocatore di tennis e uno dei bulli di Michele. Con la scusa di portare a spasso il cane, quest'ultimo si reca in palestra per vedere gli allenamenti di ginnastica di Stella, ma un tale la rapisce, venendo però ferito al polso da un morso del cane. Origliando una conversazione della madre, Michele scopre di essere stato adottato, anche grazie all'incontro col suo vero padre, Andrei, il quale rivela che il suo potere non deriva dal costume. I suoi veri genitori furono vittime di un contagio di massa in un disastro nucleare in Russia, da cui hanno acquisito mutazioni utilizzabili come superpoteri. Entrambi erano finiti nel mirino di un gruppo paramilitare russo detto Divisione, che voleva sfruttarli per scopi bellici. Andrei rimase cieco proprio per l'uso dei suoi poteri, mentre la madre di Michele morì durante la fuga dalla prigione proprio nei pressi di Trieste, e suo padre lo lasciò davanti alla porta di casa di Giovanna, ritenendola una madre protettiva. Chi ha rintracciato Michele a Trieste è un altro speciale, che sembra avere un olfatto così sviluppato da consentirgli di sentire la presenza dell'oggetto o della persona corrispondente anche da svariati chilometri. Prima di andarsene, l'uomo consegna al figlio il costume da supereroe, una tuta nera aderente con la S cirillica, simile alla lettera C latina, che permette a Michele di controllare autonomamente il suo potere. Scortato a casa dallo psicologo della polizia, Michele capisce dal segno di un morso sul polso che è il rapitore di Stella. Aiutato dal coetaneo Ivan, Michele riesce a intuire la posizione di Stella grazie a un segnale e la aiuta a fuggire insieme ai compagni di cella Brando e Martino, anche loro presi di mira dai paramilitari. All'arrivo di questo, i ragazzi prigionieri finalmente scoprono il suo potere e Stella la vera identità del suo recente amico immaginario, ossia Michele. Brando e Martino fuggono, mentre Stella insiste perché Michele la aiuti a salvare un vecchio che ha visto in una stanza durante la fuga. Arrivati sul luogo, il ragazzo è fatto prigioniero dall'anziano, che in realtà è uno speciale di nome Artiglio, che ha il potere di controllare le persone e aveva posseduto Stella affinché conducesse il ragazzo da lui. Nonché quella mattina anche lo psicologo, affinché questi scortasse Michele a casa e portasse il ragazzo sulla nave. Artiglio rivela al ragazzo che adesso la base russa della divisione è in mano agli speciali e lo invita a seguirlo in Russia, dove potrà ricongiungersi alla madre.
ma Michele non gli crede e riesce a fuggire con Stella dal sottomarino, distruggendolo. Il ragazzo si guadagna perciò l'amore tanto ambito di Stella e il titolo di supereroe della città, ma viene preso in disparte dal padre, che gli riferisce che ora che tutti sanno del suo potere e della sua identità, è più in pericolo di prima e che per questo cancellerà di lì a poco la memoria alle persone presenti. Il giorno dopo c'è una festa in onore dei tre ragazzi rapiti e nessuno sembra ricordarsi del superpotere di Michele, nemmeno Ivan, il quale, pronto a una nuova tirannia, viene però calmato da Michele, che gli spiega che soffre di DDA, ma non è una cosa grave e può lavorarci su. A Brando, invece, Michele intima di non dare addosso al suo prossimo, ma di criticare il padre di Brando stesso, un uomo esigente fino alla violenza verbale. Fuori dalla festa, Michele incontra Stella, che lo invita a fare la strada con lei. Infine vediamo il volto del capo degli speciali, rivelandosi come la vera madre di Michele, Ilenia, in realtà ancora viva. Andrei aveva mentito a Michele, tacendogli anche l'esistenza di una sua sorella gemella, Natasha, che è stata rintracciata dagli speciali in Marocco. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.